tutti, sono quattro giri che stasera la società decide di sollevare l'impresa di Balmira in carico. Lo ringraziamo per il lavoro svolto, perché sappiamo che l'ha fatto sempre con grossa passione, però i risultati, purtroppo siamo tutti per i risultati, in questo caso non si può far altro che dare una sterzata secca e cercare di rimediare questa classifica che è molto deficitaria, perciò la società ringrazia ancora Silvio Baldini, ma è stato sollevato dall'incarico. Lui è già stato comunicato e domani vedremo chi può essere sostituto. Domani pomeriggio l'allenamento sarà diretto solo domani da Benedetto Massimo, per domani sicuramente si potrà già sapere. L'allenatore nuovo, non mi chiedete nomi perché non... Adesso... Ma perché non avete idea? No, avete delle idee? No, stiamo valutando, però prima di sia per rispetto di chi andrà a essere contattato, però questo è quanto, perché non si può andare avanti così. Ci siamo infilati in una strada molto pericolosa e viene subito a originare questa carenza di risultati. Mattinata e pomeriggio e serata. Io penso che verso sera potrà essere. Verso sera. Ancora più tardi. Si spera, anche perché sai, bisogna parlare con gli attori che devono accettare di mia Vicenza al massimo, non è che possiamo. Io penso che domani si possa già sapere, da segnare. Quanto è colpa di Baldini e quanto della squadra? È colpa di Baldini. Colpa della squadra, colpa della società, di chi ha costruito questa squadra. Le colpe sono sempre, non mi è mai piaciuto dare colpe specifiche, perché si lavora tutti insieme, si vince tutti insieme e si perde tutti insieme. Stefano, è giusto che le colpe vanno suddivise. E Baldini paga solo i risultati o stasera c'è qualcos'altro che le ha fatto prendere queste decisioni? No, è logico che paga i risultati e paga anche la prestazione, penso, positiva di questa sera, logicamente, però sicuramente i risultati hanno influito molto e poi questa, la prestazione che abbiamo visto oggi tutti ha influito in qualche modo. Comunque Stefano, il tecnico non ha rassegnato le dimissioni? No, non ha rassegnato le dimissioni, è stato sollevato da Nicola. Posso chiederti, Stefano, se... La partenza di Rolando Malan ha complicato la ricerca del nuovo allenatore? No, non ha complicato, perché sapevamo che lui doveva andare a lavorare in un'altra società, l'abbiamo fatto, pur sapendo che se le cose andavano male stasera poteva cambiare, se no potevamo tranquillamente dire no, sono tanti aspetti fino a qui. Perciò non ha complicato la scelta.